Amiamo Pantani perché è stato Marco Pantani da Cesenatico, con tutto ciò che ne consegue. Amiamo Pantani perché è stata una rivoluzione culturale, sportiva e sociale come poche nella storia dell'umanità, e nemmeno queste parole, secondo me, rendono il merito a quella frizzante e ineffabile magia che ne pervadeva le gesta. Amiamo Pantani perché è stato trasversale. Non esiste una generazione di appassionati vissuta negli ultimi 30 anni che non sia stata catturata dalla magia di Pantani. E nel giudicare la grandezza di uno sportivo, l'empirismo sociale a volte è il miglior consigliere, più di statistiche e ufficialità varie. Ha catturato bambini, adulti e vecchi nostalgici di coppie Bartali, come se avessero tutti gli stessi orizzonti culturali, tutti nella stessa stanza con gli occhi a lucciconi. Ha riunito nipoti e nonni come nessun altro personaggio che abbia potuto osservare durante il mio arco di vita. È stato un fenomeno spiegabile in mille modi e non spiegabile in nessun modo esaustivo. È andato oltre ogni barriera. Amiamo Pantani perché è sia l'eroe che desideravamo che quello che meritavamo. Imperfetto, caduco, volontà di potenza, impareggiabili trionfi e insostenibili tonfi. Un'umana imperfezione costantemente portata avanti da un'anima desiderosa di brillare su tutte le altre. Lo yin e lo yang in un solo atleta. L'intera gamma delle emozioni umane in una dozzina d'anni di storia di un individuo. Nessun imperscrutabile automa, incapace di cadere e perdere, potrebbe mai generare nel pubblico le emozioni umane, troppo umane, di un campione sfortunato e martoriato dalla vita, che la subisce come noi, rimane incredulo di fronte ad essa come noi, bestemmia come noi. È il nostro stesso sorriso, sognante ed ignaro. Amiamo Pantani perché quel sorriso, che era speciale, lo abbiamo visto mutare nel tempo, diventare sempre più serrato, fino a dipingere una pesante ombra di malinconia sul suo volto. Quel sorriso era la cosa che avremmo più voluto rivedere al mondo, ma Marco ci ha insegnato che la vita va accettata così com'è, che sia serena e piena di aria fresca come una scalata del Mortirolo in tardo maggio, o tagliente come un controllo della gendarmerie, ruvida come una sniffata, solitaria, disperata, rabbiosa, insopportabilmente reale e finita come una stazza d'albergo abbandonata. E che quei sorrisi, quando ci sono, vanno tenuti stretti, gelosamente, come un esemplare unico di una pietra preziosa. Amiamo Pantani perché era tutto e niente, un po' punk e un po' discoteca della Riviera Romagnola, amico della porta accanto dalle radici semplici e superstar ultra riconoscibile alla Dennis Rodman, capace di lanciare mode e tormentoni virali geniali che oggi distruggerebbero la rete, senza peli sulla lingua ma sempre rispettoso verso tutti, un'icona pop con uno straterello di sabbia residua sotto i sandali e sotto la sabbia una Bianchi costruita appositamente per lui. Amiamo Pantani perché ha avuto la parabola di Tony Montana in Scarface, ma l'ha indossata con il piglio di Marcello della Dolce Vita. Amiamo Pantani perché è stato il Kurt Cobain ciclistico degli anni 90, ma si muoveva sulle note tenui e malinconiche di Thom Yorke dei Radiohead. Amiamo Pantani perché è stato il miglior scalatore di sempre e tuttora viene riconosciuto come tale in ogni parte del globo. Amiamo Pantani perché se non fosse esistita la pianura, ma solo salite e discese, probabilmente sarebbe stato direttamente il miglior ciclista di sempre. Amiamo Pantani perché era un scalatore puro come l'acqua di una cascata del Carpegna, ma ha una posizione aerodinamica in discesa che si chiama come lui, scienziato della bicicletta, architetto del raggiungimento del limite umano in sella ad un telaio in carbonio. Amiamo Pantani perché tutti i record di scalata più fighi e mind-blowing sono i suoi, anche 5-6 lustri di distanza. Perché Alpe d'Huez, Galibier, Mortirolo, Stelvio, Ventoux, le montagne più importanti della storia del ciclismo, sono nomi che automaticamente colleghiamo al suo profilo sofferente e sudato. A volte zuppo di pioggia, mentre sale sui pedali e guarda in avanti verso la vetta. Amiamo Pantani perché le immagini di queste scalate sono definite fra le esperienze esteticamente ed emozionalmente più belle e intense che potremo mai vivere, perché solo lui scattava e riscattava in quel modo, solo lui aveva uno spirito così forte e solo lui poteva esaltare così tanto guardando una tappa di salita. Amiamo Pantani perché quella mattina, Madonna di Campiglio, è finita tutta la strana e inquietante magia degli anni 90, un periodo di eccessi e successi, e siamo entrati in qualcosa di totalmente diverso. Quella mattina ci è stata strappata via
l'anima. Abbiamo visto un dio cadere, attraversare tutto il purgatorio nel giro dei pochi secondi che separano un evento da una notizia e diventare improvvisamente Satana, secondo la narrazione mediatica. E non possiamo dimenticare i nomi di chi è saltato un avvoltoio sulla carcassa di chi fino al giorno prima idolatrava e pompava per trarne profitto. Amiamo Pantani perché Marco, permettendosi di osservare cosa succedeva intorno a lui, si è insegnato anche che non esistono angeli e demoni, solo persone con diversi gradi di morale. Amiamo Pantani perché sono esistiti prodotti di livello eccelso che ne hanno raccontato le gesta, articoli, libri, servizi, documentari, di cui l'ultimo in ordine cronologico è stato il film Il Migliore. E dalla semplicità e dall'intensità dei racconti delle persone che gli stavano intorno, nel tempo siamo riusciti a comprendere e replicare nelle nostre menti ogni piccolo pezzetto della sua personalità, ogni passo della sua storia, con la fortuna di poter schiacciare il tasto replay e far partire la nostalgia quante volte ci va. Amiamo Pantani perché oggi noi, le generazioni che ora hanno fra i 30 e i 40 anni circa, per le quali il furore agonistico di Marco è stato l'inizio di una passione incommensurabile e per le quali il binomio fra ciclismo e Pantani era indissolubile, diventiamo tutti adulti del nostro diventare bruscamente adulti. A 18 anni di distanza, sembra ieri che mi accasciavo sul divano urlando di fronte ad una squallida ma simbolica nella forma battitura di televideo. Un colpo al cuore secco e sordo, che accomunò almeno 3 o 4 generazioni. Più profondo e definitivo, ma forse meno duro da digerire, di Madonna di Campiglio. Perché in fondo, quel 14 febbraio 2004, fu anche una liberazione. E in mezzo ai singhiozzi, ne eravamo tutti consapevoli, grandi e piccini, perché avevamo visto quel volto mutare irrimediabilmente. Amiamo Pantani per questi e altri mille motivi. Perché nell'epoca dell'effimero ha portato uno sport anacronistico come il ciclismo nelle case di tutti e c'era un'attesa spasmodica per quel momento epico in cui si sarebbe tolto la bandana e avrebbe ribaltato ancora una volta gli status quo. Amiamo Pantani perché tutte queste sensazioni, questi ricordi, questi pezzi di vita rimarranno per sempre stampati nella nostra memoria, marchiati a fuoco come fossero un rito di iniziazione alla vita e alla morte, e nessuno potrà mai toglierceli, anche se il destino ci ha tolto il nostro amato Marco. Amiamo Pantani perché grazie di tutto, pirata. Nessuno ci ha fatto piangere come te, nel bene e nel male. Se non fossi esistito, e se non fossi esistito in questo modo fragoroso, le nostre vite sarebbero state molto più vuote. Amo Pantani, perché senza di lui questo canale non sarebbe mai esistito e io non avrei mai potuto conoscere tutti voi. Ci vediamo ai prossimi video.